Chi ha perso è caduto, chi ha vinto è stato glorificato. Ogni anno tutto ricomincia e la fiamma dell'eterno conflitto tra le fazioni di League of Legends si riaccende più lucente che mai. Preparatevi a Red Bull Factions 2018. Signore e signori, eccoci qua tornati, io sono Telenas, qua sempre affiancato dal carissimo Kerren e ancora una volta ULCS, seconda giornata di questa settimana. Seconda giornata di questa settimana che onestamente può rivelare non poche sorprese. Direi. Seconda giornata che si apre con uno scontro che un paio di mesi fa ci avrebbe fatto pensare in maniera totalmente diversa. Giants contro Rocket. Giants che ieri sono stati uno dei due team che ha giocato. Ha giocato effettivamente ieri, per chi non ha visto la giornata di ieri, escludendo i Vitality e, come dicevamo, i Giants, gli altri team si sono presentati. Non si sono presentati. Più o meno in questo modo. Allora, è stata una giornata particolare quella di ieri, dove abbiamo visto, sinceramente penso che molti dei giocatori stiano anche esercitando quello che sarà poi il passaggio dalla 8.14 alla 8.15. Ricordiamo che in competitivo questa è l'ultima settimana di 8.14 e quindi devi anche pensare nell'ottica che mentalmente molti giocatori si trovano a cavallo di due patch che cambiano molti equilibri. Ok. Ricordiamo una cosa, la 8.15 vedrà immediatamente l'inserimento della nuova Kali, i campioni reworkati non vengono disabilitati per la prima settimana come i nuovi campioni, quindi la nuova Kali arriverà su Rift e, opinione personale, è uno strumento competitivo Caps. Molto interessante da vedere. Ciao Caps, come stai? Io lo vedo... Nukeduck. Nukeduck, sì. Secondo me te la gioca Nukeduck. Nukeduck, Caps, Perks, sicuro. Jizuke. Se Jizuke gioca... Mamma mia, no, non giocherà mai a Non casa. Sei pronto? Non sono pronto. Non ci credo nemmeno. Secondo me è rottissimo. Secondo me la gioca Kikis in giungla. No, per favore, no, in giungla. Ha un'armatura Kikis? Così disgustosamente bassa. Kikis no. Può fare questo e altro. No, ok, Kikis. Voi da casa avete fiducia in Kikis? Io sì. Allora, non è una questione di fiducia, è una questione di mere numeri e statistiche. Hai ragione, non si tratta di fiducia, si tratta di fede. Bisogna avere fede in Kikis e quella che è la sua via della saggezza. Parliamo invece della prima partita che vedremo oggi. Perché la prima partita vede due jungler con sopra un incredibile punto interrogativo. Sono due jungler che... penso più di molti altri vadano ad incarnare il concetto di coin flip jungler. Stiamo parlando di Memento e Gioco. Memento ha delle statistiche incredibilmente discordanti tra la vittoria e le sconfitte, un po' come Xerxe. Ecco, Memento e Xerxe stanno viaggiando sulla stessa pericolosissima lunghezza d'onda. Dall'altro lato, Gioco non è che abbia delle statistiche così diverse. Gioco semplicemente è in una situazione dove ti gioca molto bene l'early e fatica a tradurre in mid to late game questa cosa. Se guardate le sue statistiche, i primi 20 minuti ha delle ottime statistiche. Superati i 20 minuti, scompare. Ma ieri questa cosa non è successa. Ieri è riuscito finalmente a tradurre sulla mappa quello che sempre è stato il suo problema, ovvero prendere il vantaggio iniziale e mantenerlo. E abbiamo visto miracoli da parte sua. Abbiamo visto una vittoria da parte dei Giants stupenda. In generale da parte di tutti i Giants. Sono organizzati, sono precisi. Si vede che hanno in mente un piano e lo mettono in atto. Esatto. Non sono velocissimi nel metterlo in atto, ma poco importa. Se sono metodici nel farlo, è quello l'importante. Avere le idee chiare, capire che cosa va fatto e come va fatto in maniera corretta. E i Giants hanno trovato la loro dimensione ieri. È da vedere se è una cosa che è successo una tantum oppure... Ha giocato bene pure Steelback ieri. Ti rendi conto? Questo non è possibile. Steelback è letteralmente uno degli AD carry che più mi stupisco a vedere ancora in competitivo. Sincero. E intanto, ancora una volta, vorrà stupirti perché, signore e signori, spero stiamo per entrare in selezione campioni. I giocatori sono Dovremmo pronti. Esserci. Rocket contro Giants, ci siamo. Sì. La landa si tinge di blu. E io spero che mi stupisca di nuovo, perché vuol dire che ha ancora qualcosa da dimostrare. Nel caso in cui mi dimostri di nuovo. Mi dimostri, non è a tutti, non deve dimostrarlo a me. Non è neanche vecchissimo Steelback. Non è una questione di, no, non è una questione di età. Perché ci sono giocatori giovani che comunque non riescono a performare. E poi ci sono giocatori che sono un pochino più vecchiotti ma performano. Sì, questo è vero. È una questione di riuscire a portare e mettere in campo quello che hai sulla carta. Passando alla draft, Tahmkench e Mundo come primi ban. Mundo bannato blue side. Questo significa che i Giants lasceranno a giro Nocturne, Talia o Aatrox disponibile con quel ban di Mundo.
I Rockat vogliono giocarci intorno? Vogliono magari mettere Nocturne nelle mani di Memento? O forse Aatrox. Bannano loro Aatrox. Questo taglia un po' le gambe alla loro stessa draft. Sono blue side, avrebbero potuto cercare il power trade e invece preferiscono draftare sul sicuro. La classica blue side un po' reattiva non mi piace quasi mai come impostazione. Blue side, devi prendere le redini della draft. Bannato Rakan da parte dei Giants. E quindi giustamente sfruttano il fatto che i Rockat abbiano bannato uno dei due power pick. I Giants vogliono metterli in una posizione in cui devono scegliere, metterli in difficoltà. D'accordo, d'accordo. Tanto hanno il red side, possono reagire, possono... I Rockat stanno bannando loro i campioni che i Giants si stanno dimenticando di bannare. Ok, questa draft lascerà Zoe disponibile, lascerà Thalia disponibile. Qualcosa riuscirà a farla franca dalla ban phase dei Giants. Secondo me bannano Rihanna adesso i Giants. No, Thalia. Thalia. C'è Zoe disponibile, per Blank potrebbe essere un ottimo pick. Abbiamo visto Blank ieri su Rihanna, è stato colossale, sì. Davvero, il suo pick di Rihanna. E invece no, Trundle. Trundle. Interessante. Trundle sappiamo che comunque è un eccellente jungler nella 8.14, uno dei migliori, se non il migliore se giocato in maniera opportuna. Dall'altro lato i Giants devono rispondere in qualche modo, hanno possibilità di mettere Orianna dalla loro volendo, magari con un sistema di consegna della sfera come Gragas. E Gragas o Rumble addirittura. Rumble Jin. Sì, lo spererei da parte loro. Invece vanno per Braum, che comunque risulta efficace, perché l'ingaggio iniziale di Braum può essere il follow up da parte di Rumble con la sua ultimate. Permettono un grande controllo delle zone nei teamfight. E questo è il punto, e questo è lo scopo di questi due campioni insieme. Funzionano in maniera efficace, sinergizzano anche bene. Il punto è: riusciranno a fare un teamfight a quella maniera? Perché non è facile per nulla, già con questi due componenti insieme. Ti dico una cosa, intanto vanno a selezionare immediatamente Gnar per la corsia superiore, quindi sarà lotta tra Yordle, uno un po' più meccanizzato, l'altro un po' più preistorico. E parlando di questa corsia superiore, Gnar come lo vedi? Con un'evocazione di Aeri per cercare di arrassare Rumble e cercare un setup sui gank di Trundle? Orianna intanto arriva per i Rockat, che non vogliono lasciare a Braum uno strumento di consegna della sfera semplice da eseguire. Questa è un'ottima idea. Gnar, Orianna, hai un potenziale da teamfight che già di base è enorme. Davvero. E sai cosa? Con Gnar le impostazioni che puoi andare a creare nella fase di corsia a livello di rune sono molteplici. Ci sono quelli con l'evocazione di Aeri, con il fleet footwork, col press di attack. Davvero, se tu vai a guardare come i singoli giocatori di Gnar si adattano alle singole corsie, Yasuo è uno dei sistemi, è uno degli adattamenti migliori. Yasuo da parte dei Giants è pericolosissimo. È una bella scommessa senza ombra di dubbio. Betsy qua sta prendendo sulle sue spalle tante responsabilità. Yasuo ha un setup facile che è Braum. La frattura glaciale è un assist perfetto per l'ultimo respiro del samurai del vento. Viene mannato Alistar. Ok. Ulteriore possibilità di teamfight, vogliono rimuovergliela, ma sarebbe stato utile anche per i Giants se non avessero preso il Braum. Non lo so, stanno bannando campioni che potrebbero gestire più facilmente di quello che si aspettano. Sì, è una face molto personale più che meta aderente. Più che altro Steelback è un main Ezreal, quindi letteralmente Braum e Ezreal contro Alistar. Ringraziano per poter fare cleptomanzia gratis. Vabbè, bannano loro stessi Jin, precludendosi così la possibilità di associarlo a Rumble durante i teamfight. Sono sempre più confuso. Okay. I Giants o hanno una grossa sorpresa o stanno andando letteralmente: raga, ci sono questi campioni che ci danno fastidio, bene, li banniamo tutti. In realtà potrebbero essere entrambe le cose. Buono invece il ban di Sejuani da parte dei Rockat. Per quanto uno può dire, va bene, Sejuani contro Trundle non se la passa bene, Trundle la va a counterare nominalmente in giungla, arriva Ezreal comunque per Steelback dopo che sono stati bannati i campioni contro i quali Ezreal vuole giocare la corsia. Arriverà che cosa adesso per i Rockat? Perché ricordiamo, Trundle sarebbe anche volendo flexibile nel ruolo di supporto. Trundle è buono contro Braum nel ruolo perché di supporto. Perché gioco al Knight? Tranquillo, tranquillo, non... Sei sicuro? Sì, tranquillo, tranquillo. Ho paura. Tranquillo, bro. Bella la Kai'Sa. Quella è Kai'Sa. Oh, va bene. Non succederà Teemo mai. Sappiamo che in Corea attualmente vanta un pick rate molto scarso, ma un win rate del 100%. Per fortuna non siamo in quel piano terreno. Ed è Morgana la selezione per il ruolo di supporto dei Rockat. Kai'Sa, Morgana, duo bella eccellente. Kindred per chiudere la draft dei Giants. Mi piacciono entrambe queste draft.
Quella di Rocket è molto più facile da eseguire, però. Sincero, è una combo proprio pulitissima. Gnar si lancia in mezzo, Rihanna utilizza la ultimate, Trundle rende una persona più fragile, Kai'Sa fa danno dalla distanza. Ma Trundle chi ti rende più fragile? Composizione full squishy per cercare di contrastare Trundle. L'indistruttibile di Brom farà comunque il suo lavoro, bloccando la transizione della sfera. Ricordiamo che la sfera di Orianna, codificata come proiettile nel suo spostamento... Trundle, sai cosa? Sì. Non lo usi come... Allora, non lo utilizzi come strumento per rendere qualcuno più fragile. Lo usi come strumento da early mid game per camperare una lane. Quella lane, spoiler, questo sì, è top lane. Questo assolutamente sì. Assolutamente sì, e dipende dall'impostazione anche di Gnar, perché comunque non è che il jungler dei Giants sia un jungler passivo, stiamo parlando di Kindred, uno dei migliori stat check champion disponibili nel meta di adesso. Per chi non sia pratico con il termine in questione, con stat check champion si intende un campione che al semplice controllo grezzo di statistiche la vince su molti altri jungler. Statistiche, ovviamente non si parla solo delle statistiche di base, ma anche dei danni che il campione può mettere giù sulla sua rotazione di spell a livello 1 e a livello 3. Sono due spike importanti per l'agnella, che si trova contro il re dei troll. Re dei troll che col dominio ghiacciato può andare ad inseguirla e a creare dei problemi nelle fasi iniziali? Vedremo. Vedremo, signori, perché si sta finalmente entrando nella landa degli evocatori. E quindi per la prima partita Rocket contro Giants, i Koguari contro i Giganti. Da casa, in chat, con i vostri hashtag ROC win o GIA win. E il tuo hashtag chi va? Bella domanda. Sinceramente ti piacciono entrambe le draft? Sì, sono veramente positivamente incuriosito da entrambe le draft. Giants. Io invece volevo Giants dire Giants perché mi è piaciuto veramente tanto come hanno giocato ieri. Sì, ma dall'altro lato vedi i Rocket e sono più solidi in media a confronto con i Giants. Ok, i Giants sembrano aver preso il controllo della situazione, nel senso hanno un modo di ragionare chiaro su ogni singola partita, ma allo stesso tempo penso i Rockets stanno vincendo contro persone capaci di giocare ogni volta e poi perdono contro quelli che non sanno come stanno reagendo. Lo so, perché comunque è anche la pressione psicologica a dettare molto efficacia e efficienza, stavo per dire entrambe le parole contemporaneamente. E, efficacenza, no? Efficacenza, esatto, come le tendenze violenze, io ho l'efficacenza dei Rocket. Comunque, parlando di pressione psicologica, di sicuro la vittoria di ieri dei Giants ne è applicata non poca. Giants sono 4-9, ricordiamo che i Giants sono messi abbastanza male in classifica, devono vincere quante più partite possibili per sperare ancora nei playoff. Non è impossibile per loro. Profit. Altro i Giants vanno a invadere quello che è il blue buff. Spottati però da un lume. D'accordo. Sapientemente piazzato sul fiume, proprio per andare a capire quale dei due largo granchi sarebbe stato e preso. E questa è una cosa comoda perché è uno degli utilizzi che fai di Brom quando lo vai a giocare con il teletrasporto. Lo vai ad associare al tuo jungler, ti permetti questi invade dove vai a devolvere molte risorse nell'invasione della giungla nemica e poi semplicemente ti teletrasporti bot. Non ti serve nei primi livelli Brom con il teletrasporto disponibile, lo puoi tranquillamente utilizzare così. Memento. Si rende conto un no, pochino troppo... No, in realtà non se ne rende conto, non l'ha visto. No. Non l'ha visto. Sta guardando top, è per questo... Non ci credo. No, Memento. Adesso si rende conto, va a piazzare il ping e subito trova però gioco nella sua giungla, utilizzato immediatamente il pilastro, gioco è in un guaio serissimo. Salta attraverso il muro con la Q, è arrivato però Blank, non ha modo più per fuggire, gioco. Questo sarà un first blood facile facile con il blue buff. Blue buff delivery da parte più che di delivery gioco. In realtà era quello dei Rocket, è stato un blue buff counter steal da parte di Blank. Gioco perché si era portato in quella zona? Che brutto inizio per il jungler dei Giants. Adesso Memento andrà a counter junglare a sua volta, ruberà la robo bestia Cremisi, pareggiando così lo start a due buff. E non solo, il marchio dell'agnella arriva sul largo granchio del fiume superiore, vuol dire che Giorgio verrà conquistato da Trundle e Kindred non guadagnerà neanche la prima stack. Ha regalato risorse a Orianna contro Yasuo. Tutto quello che poteva andare male è andato male per i Giants. Io ho una domanda. Come diamine ha fatto a non uccidere in fretta quel campo dei lupi? Cosa ha fatto? Non lo so. Non lo so davvero. Ha fatto anche il Gromp. Sì, il Gromp è stato ucciso, ma non è stato... No, il Gromp... Ah sì, il Gromp, perdonami. Sì, voi per forza deve aver fatto scatto. Il Gromp perché... Sì, ha fatto anche il Gromp. Ma fanne uno di campo. È andato per il giro un po' troppo lungo, sì. Matto. Folle totale. Sì. The Real Madman.
È un rischio troppo. E adesso arriva Trandola ancora una volta. Addirittura va a invadere quello che è il campo dei lupi. Gioco l'ha già completato e subito si allontana sull'altra metà del campo. Qui i Rocket stanno giocando bene la priorità in corsia centrale, acquisita grazie al primo sangue preso da Blanc. Sta farmando tranquillamente grazie anche al potenziamento blu. Si sta permettendo di invadere addirittura i Lama Becchi. Gravissima come situazione per gioco. Vediamo se effettivamente riesce a rubarli. Non ha nemmeno lo smite gioco, quindi... Non importa, semplicemente problemi. Anche solo allontanarlo dal Lamabecco maggiore fa una grandissima differenza. Piede lesto per Profit. Gli serviva un po' di mobilità e di sustain in più, però questo significa che la RAS contenuto dato dal ramo della precisione non gli sta permettendo di essere così pressante contro Ruin. Ruin lo sta zonando contro Torre, ma Profit non sta perdendo farm e questo va già più che bene. Profit, potrebbe forma mega. Morirci, forma mega da parte sua, subito si trasforma e adesso sarà costretto a tornare in base. Laning phase abbastanza classica, in cui Rumble riesce a tenere il controllo perché continua a pushare Gnar sotto Torre, non avendo modo per mitigare il danno Gnar, ha soltanto il piede lesto, non è sufficiente. No, semplicemente Rumble pusha e non può farci nulla Gnar. Esatto, lo guarda, lo sta a guardare perché il lanciafiamme attualmente è troppo pressante come abilità. Va subito a proccare tutte le possibili stack di corazza d'ossa. E quindi neanche la mitigazione con il ramo della determinazione è così efficace contro Rumble. Rumble, cometa e... dominazione secondaria molto probabilmente per il cacciatore supremo. No, Ravenous Hunter stanno facendo in molti. Addirittura. Sì, Taste of Blood e Ravenous Hunter. Per il sustain da corsia? Esattamente. Per avere un sustain colossale su... che non è poco, è veramente veramente alto su un Rumble. Chiaro, l'Ultimate Hunter sarebbe molto più comodo a livello di poter utilizzare più ultimate possibili. Di nuovo, top lane spesso e volentieri vai di preferenza personale. Qui stiamo guardando le statistiche di Steelback e per quanto riguarda danni al minuto, damage share e minion al quindicesimo, è il primo della classe nella seconda metà dello split. Ci siamo presi un po'. Ci siamo un po' accaniti su di lui. Ah, no, che so è stato... perché. Vai. Ezreal. Lo so, però voglio Ezreal, dire. Ezreal, letteralmente, è l'unica cosa che deve fare è danno di poke. Statistica deviata, non la conto. No? No. Non vuoi bene a Steelback. Non è che è una questione di non voler bene, è che con Ezreal persino io riesco a far danno. Guarda, e questo è preoccupante. Così a naso ti direi che potresti aver ragione parlando di Steelback, però non lo so. Gioco va nella giungla nemica, bulbo esplosivo utilizzato per saltare all'interno della tana del drago. Memento e Norskren sono in zona, non decidono di spostarsi aggressivamente anche perché Ser Nuxalot con un lume di controllo difensivo impedisce l'invasione della giungla. Niente da fare, ma polveriera che potrebbe esplodere da un momento all'altro. Io sto guardando corsia inferiore, il vantaggio da parte di Hikyu nei confronti di Steelback a livello di farm non è così piccolo. No, no, questo no. Però... Memento? Bro? Tranquillo, tranquillo, è una tattica avanzata, la rimuoverà dopo. Oh, ok, qua intanto gioco viene bloccato da parte di un binding di Morgana. Se Hikyu avesse avuto il livello 6 il gioco sarebbe morto. Sì. Il legame oscuro è un modo così efficace di applicare stack di plasma da distanze siderali. Ok, skill shot lineare è molto lenta e stavolta davvero è macchinosa, però se gioco ci salta dentro, ti prego, finalmente Memento va a rimuovere il lume. Te l'ho detto, stava solo aspettando, era tutta una tattica. Una macro strategia. Genius. Gioco in corsia centrale, vuole gankare Blank, Betty col tornado, si lancia. No, decide di non lanciarsi visto che gioco giustamente se n'è andato. Si sta prendendo gioco dei suoi avversari. Ne hai per molto oggi? No, no, tranquillo, sì, in realtà. Confesso di sì. In corsia superiore, Profit. Ti sei preparato tutte per questa partita dei Giants? Non hai idea, vedrai che cosa ti tiro fuori nel resto della giornata. Oh, mamma. Norskren connette il legame oscuro su Ezreal, che utilizza lo spostamento arcano in modo lineare per schivare una skill shot lineare. Ok. No, ma aveva un angolino, cioè leggero. È come mettersi a correre sui binari sperando di correre più in fretta del treno invece che spostarsi di lato. Letteralmente, sì. Betsy in corsia centrale non se la sta passando malissimo. Non ha subito in questione di farm. Ok, un'ondata di differenza. Ma se consideri che gioco ha letteralmente regalato il primo sangue a Orianna, quella differenza è minimale. Più che altro perché Orianna non può premere così tanto su quello che è quello Yasuo. Ok, il blue buff lo aiuta a pushare in early game. Infatti la differenza in farm si è creata durante le fasi iniziali. Poi non è stata accentuata, e questo è il punto. Blanc doveva premere molto di più.
sì. Ma non poteva permetterselo. Kindred è così facile fare un setup di gank in corsa centrale tra Kindred e Yasuo. È un gioco da ragazzi. Betsy, interrotto il suo richiamo base con quella che è la sfera di Orianna, prende un po' di tempo in questo modo Blank e va ad estendere il suo dominio per quanto riguarda il farm. Steelback suprema utilizzata per Marrow Wave Clear. C'è una stack di smaterializzatore di minion da parte di Cerny Uxalot. Ancora non... Lo so che ormai è passato tanto tempo, ma dalla rimozione dello standard del comando il gioco è diventato così più sano da vedere. League of Legends nella sua totalità è diventato di nuovo un eSports piacevole. Ma dai, non era invasione così da parte di Kindred all'interno della giungla avversaria, ma non c'è letteralmente nulla e quindi sta perdendo tempo. Un sacco di tempo. L'ultima versione era quella più... proprio più brutta, sì, dello standard. Non c'è altro termine oltre a brutto, perché era proprio brutto. Ah, riduce tutti i danni. E da bello da parte di Orianna che va a segno. Il tornado c'è. E ora Blank pericolosissima nella sua posizione. Memento, utilizzato il flash, la ultimate. Wow. Ok. Norsked intanto corsia inferiore. Viene ingaggiato lui. Hikyu è riuscito a salvarsi nemmeno dovendo utilizzare il flash. Sono in quattro in corsia inferiore. I Giants hanno usato tutto. Questo è grave. Questo è grave perché Ruin ha utilizzato il teletrasporto per spostarsi. Pur di ultimare un'uccisione, hanno comunque perso il primo mattone. Stanno lasciando Gnar in corsia superiore ad ottenere risorse in solitaria. Tutto questo per cosa? Per un supporto. I Giants sono terrorizzati dall'inizio dei Rockat. Stanno cercando di recuperare risorse come possono, ma non le stanno distribuendo bene. Questo significa che comunque i Rockat sono in vantaggio sulla mappa. Conquistata la torre in corsia centrale come primo mattone per loro. Gnar non è riuscito ad applicare tanti danni sulla struttura in corsia superiore, ma ha preso esperienza in solitaria. Rivediamo che cosa è successo bot. Gioco è lì di fianco a Norskaren e Ikkyu. Il marchio è stato applicato su Ikkyu e questo va a motivare il perché Norskaren abbia deciso di immolarsi pur di salvare il compagno di squadra. Inoltre, la suprema, il riposo dell'agnella da parte di Kindred è stato utilizzato per impedire a Gioco di morire dal cercatore del vuoto di Kai'Sa. Capisci che nel momento in cui fai una gank a 4 e non riesci a portare una kill oltre a quella del supporto, dovendo usare una ultimate, un teletrasporto, un'altra ultimate da parte di Ruin... Rockat vanno per il drago, drago della montagna. Sono comodissimi. Guarda il vantaggio anche in corsia centrale, sì. Hanno il controllo della mappa. Dopo la corsia centrale, da perdere per prima è gravissimo, sì. Perderla per prima è una follia. Però lì se l'è giocata davvero bene Blank. Blank è riuscito ancora una volta a stupirci con questo Orianna, sì. La coscienza del range massimo dell'onda d'urto per applicare i suoi engage continua a dare tantissimo ai Rockat. Però Betsy che recolla sotto torre con Orianna che è pushata fino in fondo. Lo so. Figliolo. Dai, va tutto bene, però no. Ognuno alla fine si scava la sua fossa, voglio dire. In questo caso, Betsy di sicuro ha sbagliato qualche piccola impostazione. Sai che non ho mai capito questo modo di dire. Ognuno si scava la sua fossa? Sì, se scavi lateralmente, letteralmente puoi creare una salita e puoi uscire dalla fossa. Non se sei Yasuo. Yasuo ha una spada, in effetti è difficile scavare con una spada. Con le mani! Solo Yorick può scavare dritto. No, in effetti Yasuo non ha neanche le mani, quindi mannaggia. Yorick al momento, ricordiamo che in Nord America mantiene un win rate del 100% in grazie Dokla, ti voglio bene. Dokla che ha massacrato il gameplank avversario. Mi piacerebbe vedere Yorick in Europa. No. Sì. Gameplay passivo per i primi 9 minuti? Per favore, no. Non come tutti i top laner in meta, che invece adesso siamo al 12° minuto e Gnar è lì. Blank, bella la da tutto. Direttamente sul gioco, utilizzata la ultimate per salvarsi. Ora costretto alla fuga. Norskaren che protegge benissimo il mid laner. I Giants hanno provato un'aggressione e hanno fallito così miseramente. Te la butto lì. Te la butto lì. Ma nella prossima partita contro i Rockat, bannare Orianna. Allora, al primo game dici, vabbè, è fortuna quella ultimate su 5 persone. Ma questa partita mi viene da dire, ok, no, Blank è veramente forte con Orianna. La sta giocando benissimo. Sì. Vantaggio in minion. Guarda qui Orianna, Morgana che applica lo scudo scuro su Memento per impedire qualsivoglia interruzione dell'evocazione del messaggero. Teletrasporto subito annullato da parte di Ruin. Cerny Uxalot, perdonami. Ruin era sì, no. My bad, perdonami. Troppi teletrasporti, sai, nonostante i nerf continuano a giocarla sta dannata summoner. Tre per team e vabbè. Non... Il suo cooldown è stato incrementato del 20% netto e non ha importanza, bro. E vabbè. Io l'ho sempre detto, dovrebbero inserire una meccanica semplicissima, non semplicissima, un po' macchinosa, ma molto chiara.
Se utilizzi il teletrasporto che per attraversare tutta la mappa, nel senso tipo dalla toppa alla bot, allora va bene, perché sono giocate proattive. Se tu lo utilizzi per tornare in lane, sei una persona orribile e ti becchi il doppio del cooldown. Cooldown dipendente dalla distanza percorsa. Non dalla distanza percorsa. No, dalla distanza percorsa. Secondo me è proprio nel momento in cui tu arrivi in una lane, il teletrasporto si lega alla torre. Nah. Hai letteralmente stai chiedendo una spaghettata, non stai chiedendo un cambio di bilanciamento. No, sto solo chiedendo che effettivamente non venga utilizzato il teletrasporto per giocare passivi in corsia e farmare. Allora, sai che comunque io ho origini da paesi remoti, Narnia praticamente. Dalle mie parti la spaghettata di mezzanotte è una tradizione importante. Tu stai chiedendo quella, stai chiedendo la spaghettata di mezzanotte. E qual è il problema? Ce ne sono tanti in realtà. Gioco colpito dal cercatore del vuoto da parte di Hikyu. Oscar aveva provato a rubare il Gromp con quella che è il legame oscuro, ma non era riuscito a trovare i danni necessari. Ho usato immediatamente il trinket per rimuovere il lume. E adesso salteranno attraverso il muro? O vogliono il dive? Pericoloso cercare un dive adesso. No. Se ne vanno. Oh, forse Memento? No. Memento? Adesso dovrebbero aver spottato Brom. Sta arrivando però anche Orianna. Quattro persone utilizzate la ultimate di Rumble per fare wave clear. Giustamente vuole proteggere a tutti i costi la sua torre, ma garantirsi. Oh, non ha preso il carretto. Scelta saggia però qui da parte di Ruin. Stava rischiando troppo. Appena hanno visto anche Orianna hanno detto: vabbè, sai cosa, livellatore missilistico, wave clear con la suprema e io rimango in posizione sicura. Riescono a guadagnare un po' di tempo i Giants. Hanno permesso uno spostamento a vuoto da parte del mid laner avversario. Nel frattempo Yasuo comunque sta conquistando risorse in solitaria in corsia superiore. A tu per tu contro Gnar. Gnar ha itemizzato verso resistenza magica data la corsia contro Rumble e adesso ha difficoltà a gestire Yasuo. Yasuo che già di base gestisce bene Gnar come matchup singolo. Profit alla barra della furia al massimo, alla suprema disponibile. Divarlo adesso non ha nessun senso. No, sarebbe un suicidio letterale. Qua adesso corsia inferiore, il resto dei Rockat intanto sta assediando la corsia. Prendono la torre facilmente, proprio comodi. E ora anche un blue buff. I Giants si stanno perdendo in un bicchiere d'acqua. Giants che... non lo so, in realtà anche i Rockat non stanno facendo delle rotazioni. Da parte di Blank, Shockwave che va a bloccare quel Rumble immediatamente rallentato dal pilastro. E ora costretto al flash. E ancora una volta chi è che ti porta a casa la giocata? Blank con Orianna. In tutto ciò riescono comunque a conquistare la struttura in corsia superiore i Rockat. Gnar ovviamente ha sfruttato in senso difensivo il margine dato dalla barra della furia. Però esaurita quella risorsa è costretto a indietreggiare. E indietreggia all'interno della sua giungla per prendere risorse. Mentre vengono scambiate torri e non kill ma incantesimi dell'evocatore da parte dei Giants e dei Rockat. Ma il Ghost ha un cooldown molto più basso di un flash di Rumble. E quello è il vantaggio. E poi che il flash su Rumble, voglio dire, un campione particolarmente immobile e semplice da uccidere. Estremamente semplice da uccidere. Qua vedi adesso la corsia inferiore da parte dei Giants che hanno perso entrambe le torri. Vuol dire che i Rockat avranno sempre vantaggio pressorio sulla corsia inferiore. Dovranno tenere... allora, già Ruin deve stare in corsia laterale perché è Rumble, ha il teletrasporto. Il suo scopo è quello, poter gestire bene una corsia laterale e flancare con e il livellatore missilistico. O arrivare in teletrasporto o quando non hai il teletrasporto rimanere con i tuoi compagni e fare teamfight su quello. Ma vuol dire che sul lato superiore della mappa i Rockat avranno sempre il controllo perché non ci sono quelle torri. Vanno per il drago intanto i Giants. Non giusto. Sembra volerci essere risposta. Corsia questo centrale. Perché è anche superiore. Guarda Gnar. Sì. Bella rotazione da parte dei Rockat questa. Due torri, decisa. Due torri per pareggiare quello che è il drago della montagna. Ha utilizzato il pilastro a parte di Trundle per rallentare il ritorno in corsia centrale. Rumble vuole strozzare la loro via di fuga. Immediatamente utilizzata la dissonanza. C'è Yasuo, ma anche in quel caso bel flash da parte di Memento per evitare la spaccatura glaciale di Brom. Vanno a ruotare sulla corsia superiore. Ce la fanno senza problemi. Profit prenderà questa torre. Ringrazia per il gold locale. Che bella rotazione da parte di Rockat. Davvero, bravissimi. Un'ottima azione che ha portato ulteriori risorse, molto più di quello che ottieni con un drago. Un drago, allora, è una risorsa, ma devi saperla sfruttare e devi poterla sfruttare. Più che una risorsa, è una potenzialità. Sì. Non è una risorsa immediata. Esatto. Le torri, invece, sono risorse immediate. Sono gold, letteralmente. Sono gold, sono pressione sulla mappa. È qualcosa che non devi sforzarti oltre all'assediarle per... cioè, non devi fare uno sforzo per usarle in maniera proattiva. Sono un vantaggio istantaneo. Sì.
IQ va per la Robo Bestia Cremisi, le serviva solo quella. IQ comunque va a optare per la nuova e rinnovata build su Kai'Sa con il Rasoio della Tempesta e poi la Furia di Guinsoo. Stiamo vedendo qui la classifica e Rocket e Giants se la stanno giocando proprio lì tra il settimo e l'ottavo posto. Esattamente. Comunque per entrambi ancora fuori zona playoff, ma i Giants devono ancora crederci, ok? Se mollano adesso sono fuori. Tipo gli Ace 2K? Quelli sono fuori di testa, che è una cosa un po' diversa. Dai, secondo me oggi Larsen carria. Dici? Ne con che campione? Convinto. Con Ekko. Che penso non abbia mai giocato in solo queue. No, lo so. Non penso sia possibile. Io vado per la follia. Ormai io credo che gli H2K una win la tireranno fuori e la tireranno fuori da un team. Ma uno di quelli grossi. Oddio, sinceramente oggi ricordiamo che gli H2K giocano contro gli Splice. Splice sono molto confusi in questo periodo, eh. Appunto, io sono convinto fermamente che succederà. Giants che stanno impostando un'aggressione su Profit e il resto dei Rocket cosa fa? Ah, ok, Profit viene camperato, benissimo. Lui andiamo non a è vincere la partita morto. Intanto. Corsia superiore e corsia centrale stanno assediando. Teletrasporto da parte di Brown che arriverà molto, molto tardi. Ok, una torre in corsia inferiore pareggiata, quindi la pressione. Ma IQ intanto sta martellando su quella torre top. Midlane, però... Orianna ha martellato bene, quindi anche danni lì. Ruin è costretto a utilizzare la ultimate. Più che costretto, io invece la trovo una scelta molto saggia, perché comunque vai ad avere un wave clear istantaneo sulla corsia superiore. I Rocket non hanno ancora trovato strutture all'interno della base avversaria, costretti adesso ad un engage cercando l'assedio. Vengono subito bloccati anche dalla Suprema di Sernux. Lotti Giants sono felici così. Hanno preso la torre, utilizzano tutte le loro risorse per allontanare i Koguari e ci riescono a difendere. Okay. Quella che sembrava essere una rotazione e una pressione incosciente da parte dei Giants, a conti fatti, ha avuto ragione. Ha avuto ragione, ma con dei cooldown che devi affrontare. Occhio! Che fra 3, 2, bel flash! Ottima reazione da parte sua. Si lancerà Kai'Sa alla fine. No, Memento trova il rallentamento col pilastro e anche il blocco del richiamo base. Dicevo, hai utilizzato dei cooldown grossi per poter wave clearare, non per sì, un fight. Questo è vero. Per fare wave clear. Se viene utilizzato bene questa finestra di tempo da parte dei Rocket, potrebbero ottenere tantissimo. Potrebbero prendere un Barone Nash, potrebbero andare per un assedio su una corsia specifica dopo quello avvenuto. Infatti Gnar sta preparando corsia inferiore. Allora, è quella qui, la cosa. Parlando di corsia inferiore, comunque viene subito intercettata da parte di Yasuo, che andrà a controbilanciare la cosa portando almeno le wave a parità sul centro della mappa. Norskeren va ad applicare visione all'interno della tana del Barone. Come dicevi tu, quella è una condizione di vittoria importantissima, perché Kai'Sa con i suoi 211 minion a breve andrà a completare la Furia di Guinsoo, è uno dei migliori strumenti di controllo degli obiettivi neutrali che esistono attualmente in gioco. I danni percentuali della sua passiva sono enormi, però si mangia uno sbarramento arcano da parte di Steelback e quello è un terzo di vita che ci saluta. True Shot Barrage che arriva dalla distanza principalmente per fare wave clear e invece Zer si ritrova, ho tolto un terzo di vita Kai'Sa. Ok, al piede lesto, quindi si potrà curare senza problemi su più ondate di minion, ma ci vuole tempo per curarsi. Oppure potrebbe recollare, visto che non dovrebbe mancare troppo la Rage Blade. Guarda quanti oggetti ha. Qui una cosa che però voglio sottolineare è che i Rocket non hanno sfruttato quella finestra che si erano creati. Sì. Sono andati ad assorbire dei cooldown importanti come il livellatore missilistico e la frattura glaciale, ma non hanno insistito da nessuna parte sulla mappa subito dopo. Questo ha portato i cooldown ad essere di nuovo disponibili e questo ha portato i Giants ad aver chiuso, seppur con un paio di minuti di ritardo, tutto quello che è successo in loro favore. I Giants devono fare il miracolo, guarda che cosa gli aspetta. Fnatic, G2 e Splice. E Schalke che sta performando bene. Fnatic e G2 sono due belle gatte da pelare. Schalke e Splice sono fattibili. Se giocano come hanno giocato ieri, non come stanno giocando oggi. Oggi sono un po' sottotono. Hanno dato troppo vantaggi. Vanno su Memento. Vanno su Memento a ingaggiare. Subito lo scudo utilizzato per proteggersi e crea control. Nemmeno viene proccato. Shockwave di Orianna che bella. Va vuoto. 10k è lo Shockwave da parte di Blank che non trova nessuno. E la situazione si resetta così. Scambio di supreme però. L'onda d'urto è una suprema che ti porta a... avere un controllo di zona nettamente maggiore. Yasuo comunque può avere un setup personale sulla sua suprema, non ha per forza bisogno di Brom. Blank va a rubare il guardiano di quarzo della giungla dei Giants. Drago della nuvola che sta per spawnare, c'è anche quello che è la possibilità di andare a assediare in corsa inferiore. L'ondata di minion
creata da Gnara è enorme. Yasuo la bloccherà, però, ma sembra che Kindred stia combattendo contro Ikkyu. Alla fine mi sa che ne ha ragione Ikkyu. Binding da parte di Morgana che va a segno su quello che è un Braum, però troppo tankoso, non è da Kindred di gioco. Più che altro non vuoi insistere su quel corridoio perché c'è l'Irwin in zona, ha a disposizione il livellatore missilistico e di sicuro non vuoi combattere in un corridoio di giungla con quella suprema disponibile. Assolutamente, non puoi permettere. Ruin, ma poi non impedisce tutte le impostazioni in giungla, impedisce tutti i fight in luoghi stretti ed è questo deterrente che sta permettendo ai Giants di continuare a stallare. Non è solo il wave clear che questo campione ti dà, ma anche la pressione mentale che applica su una composizione relativamente fragile e immobile come quella dei Rockat. Adesso momento corsia superiore, troverà un buon pilastro su Ruin, rallenta perfettamente il gioco. Infelice però l'impostazione perché Blank ha la ultimate ma è troppo lontano, non può permettersi di aggredire gli avversari. Giants reagiscono bene e adesso si resetta il tutto. Utilizzato il Ghost. Qui la spettralità utilizzata per provare a ingaggiare, molto forzato però. Ma anche perché qui stiamo vedendo una delle limitazioni principali della composizione dei Rockat. La possibilità di ingaggio rimane per lo più frontale. Hai Trundle che nel camminare dritto verso la composizione dei Giants si è mangiato a Rush per un terzo della sua barra degli HP totali. E guarda Yasuo in corsa inferiore, sta andando a martellare su quella che è la torre dell'inibitore. E guarda, mezza vita già sparita, grazie anche al drago della montagna. La prende. No, c'è Gnar con Red Buff oltretutto. No, non ha il Red Buff. Sì, ha il Red Buff. È un problema grafico che è dello spettatore. Non si vede ecco perché ha flashato in avanti. Arriva il teletrasporto. Aggressivo teletrasporto da parte di Norskren. Bezzi prova il dash, non lo trova. No! Tenta l'engage direttamente su Norskren. No, Bezzi. Bro. Ci ha provato. Main Yasuo 0-2-0. Sbaglia i dash attraverso i muri. Muore. 10 su 10. Ah. Angelo custode da parte sua. Sì. Un po' tardi. Sì. Più che l'angelo custode ha bisogno dell'evoluzione di quell'oggetto. No. L'angelo custode in realtà può evolversi ancora una volta in un oggetto segreto. Protettore di Yasuo? La benedizione della Madonna di Fatima. Che serve per impedire queste situazioni dove tu sprechi il flash, sbagli lo scatto attraverso il muro, ma comunque vuoi salvarti. Rivediamo l'azione. Bezzi aggredito in prima battuta da parte di Profit. Bezzi comunque ci crede. Va a utilizzare il muro del vento per impedire il boomerang e impedire il rallentamento. Buona qui la tempesta d'acciaio per zonare Ikkyu, ma c'è il teletrasporto. Teletrasporto da parte di Morgana vuol dire che devi provare il tutto per tutto attraverso il muro, ma ti schianti di faccia. E quella nasata, la rinoplastica purtroppo non è coperta dall'assicurazione. Vieni schiantato al muro da Gnar e vieni giustiziato da Ikkyu. Più che altro con Steelback in team non puoi fare un'assicurazione per la rinoplastica, bro. Sta troppo. Quello è anche vero. Mamma mia. Poveretti Giants. Hanno tipo tutta l'assicurazione dentale, ma per il naso no. L'assicurazione gliela fa quelli, la Zurich. Quella dell'RC Audio. Ovvio. Direttamente. Chiaro. No, quella è per le portaerei. Ok, Memento all'interno della giungla avversaria insieme a Ikkyu. Ikkyu, nonostante abbia trovato solo adesso la prima kill della partita, è già grossissimo. Furia di Windsor, Rasoio della Tempesta, sta andando ovviamente per un oggetto da fervore in modo da massimizzare il danno critico del rasoio. E tu dici quale oggetto? Quale evoluzione della Zial? Che ce ne sono così tanti. Ce ne sono diversi possibili. Oh, Bezzi insiste? Mi sa di sì che... Ma Bezzi, la tua base è dall'altro lato. Più che altro nessuno lo sta inseguendo. Ingaggialo! Sì, uomo! No. Si scambiano le ondate dei servitori. Stanno entrambi facendo proxy. Questa azione mi lascia tendenzialmente questo confuso. 1v1 è veramente inquietantissimo. Profit adesso alla fine va a ingaggiare. Arriva anche Memento, lo rendono più fragile. C'è lo stun. Dovrebbero riuscire a ucciderlo, sì. Angelo custode che viene proccato. Nel frattempo i Giants sta facendo il barone Nashor, perché Memento è andato in corsia inferiore, ha pure flashato. Troveranno l'uccisione su Bezzi. Livellatore mistilistico di Rumble, possono prenderlo. Sciocco di Orianna e alla fine il barone Nashor finisce nelle mani di quella Kindred. Gioco salta. Salta, figliolo! Non aveva a disposizione il cooldown, arriva solo adesso. Ha provato a prendere l'uccisione su Noskeren, c'è quasi riuscito ma muore. Sono solo due i potenziamenti del barone Nashor portati a casa dai Giants, uno su Steelback e uno su Ruin. Non la migliore delle azioni. 0-3-0 Yasuo sta applicando una pressione di mappa tutt'altro che
giustificante. Gadget, eccolo che si lancia. Icky direttamente su Steelback, prova a fare il tutto per tutto. Il danno! E però il danno di Rumble è mostruoso. Ruin trova un'uccisione, utilizzato il cronografo da parte sua. Profit con lo stun, pugno per terra che non porta a casa lo stun, ma porta a casa l'uccisione. E penso che questa sarà anche la torre inibitore. E inibitore è tornato invece Sir Nuxalot. Non possono permettersi di più. Vanno subito back, corrono, corrono. E niente, qui il sonno della ragione ha generato non pochi mostri in pochissimo tempo. Abbiamo visto i Giants, riguardiamo il replay di tutta l'azione. Betsy in corsia inferiore riesce a mettere a segno la tempesta d'acciaio, quella potenziata col tornado, però era stato comunque stordito dal pugno di Gnar, non ha potuto utilizzare l'ultimo respiro. La seconda tempesta d'acciaio con il tornado arriva quando purtroppo era stato già obbligato in stasi dall'angelo custode e Betsy ci saluta per la terza volta. Nel frattempo provano il barone Nashor, i Giants, con Trundle che inspiegabilmente era andato in corsia inferiore con il barone disponibile. Che cosa stai facendo, Memento? Sei il jungler, non devi fare queste cose. Peccato, perché Profit si è teletrasportato? Because reasons. Un pochino forzato. Gioco cerca di invadere la giungla nemica. Non ingaggiare su Yasuo, teletrasporto da parte dei Giants che hanno già preso la torre della corsia centrale. Arriva Rumble. No. E invece no. Annullato immediatamente. D'accordo. Giants che adesso insistono per cercare di rubare. Non hanno applicato questa pressione i Rockat per il barone Nashor e la stanno applicando per una robobestia Kremisi. Giustissimo. È molto più importante, bro. È il meme di Drake, quello che schifa una cosa e ne apprezza un'altra. Ecco, questo. Robobestia Kremisi, barone Nashor. Qualcuno vuole pulire l'ondata della corsia superiore oppure la lasciano là? È enorme, la lasceranno a Yasuo. Yasuo avrà la possibilità di conquistare una tonnellata di gold locale. Ne ha bisogno. Sì. Deve completare quell'Infinity Edge, quello è il punto. Rallentato dal pilastro di Trundle, ma poco importa, era comunque in zona franca. Indietreggiano i Giants. Giants che comunque rimettono ancora una volta Betsy in una corsia laterale. Betsy sta conquistando risorse locali. Si sta mantenendo competitivo con il farm nei confronti di Orianna. Peccato che Orianna sia 2-0-3 e lui sia 0-3-0. Di sicuro non la più comoda delle situazioni. Centrale, vogliono assediare i Rockat. Pericolosa come situazione. Gnar sta preparando la corsia inferiore, accompagnata da parte sua. Non ha un range troppo basso, Icky. Non può permettersi di aggredire questo inibitore. E anche Blank non è che possa far di meglio. Continua la pressione in corso inferiore da parte di Profit. Quello Gnar dovrebbe riuscire a compiere ora la torre di inibitore. Ruin viene mandato subito ad aggredirlo. Bloccato, però non c'è possibilità di ingaggiare Morgana. Adesso Icky si avvicina e guarda Steelback con una singola Q. Toglie un quinto di vita a Icky. Non può avvicinarsi. Hanno un range troppo basso i Rockat per aggredire quell'inibitore. Non lo so, stanno cercando questo assedio che sarebbe molto più facile da impostare avessero gestito bene le corsie laterali. Bella l'onda d'urto sul Ruin. Ottima, livellatore missilistico. Livellatore missilistico, si girano direttamente, trovano un doppio knock-up. Trundle che va a colpire quello Yasuo, la ultimate per provare a ucciderlo. Non ha i danni necessari, non ha le risorse difensive. Memento si entra dentro l'ultimate di Kindred, si salverà? No, ovviamente. Ma intanto quello Gnar trova uno stun su più persone. Ma muore. Ora, Angelo custode da parte sua e niente da fare, morirà. Danno risorse gratis ai Rockat. E Rockat ai Giants. Team follow a Profit. Sì. Davvero ha trovato una suprema magistrale e non c'è stato il minimo follow up. Ultimo respiro di Yasuo che va a bloccare quel Trundle dalla via di fuga. Perché Trundle voleva fuggire dopo la sua ultimate. Poi è stato lanciato per aria e finita lì. Però hanno portato così tanto questo assedio di Rockat. Ma te l'ho detto prima, era un assedio che non aveva senso di esistere. L'hanno impostato male a livello di macro impostazione. Non c'è la. Guardiamo qua il replay. Ma allora, più che il replay, perché il replay è semplicemente un rivedere che cosa è successo. Ruin aggredito, riesce a piazzare il livellatore missilistico e la stasi durante il lanciafiamme. Sir Nuxalot, ottima la suprema da parte sua. Betsy, ultimo respiro per bloccare Memento e andarlo a zonare dei compagni di squadra. Blank, troppa poca vita per portarsi in avanti. Stessa cosa si può dire di Ikkyu e Norskeren. E alla fine, nonostante la suprema magistrale da parte di Profit, Profit muore. Ti stavo dicendo, il problema che voglio sottolineare è la totale mancanza di visione di tunnel vision da parte di Rockat, la totale mancanza di impostazione sulle corsie laterali. Non stanno giocando la mappa, stanno cercando di andare di forza bruta contro un team che sta iniziando a scalare e che a breve rischia di andarli a surclassare. È follia! Che altro e non è quel tipo di follia che poi si rivela essere Sparta, questa è follia e basta. Kai'Sa più che altro ha subito troppo Arras durante la fase di assedio. Ezreal semplicemente continuava a colpirla. Provava a curarsi sulle ondate di minion che arrivavano, ma non era sufficiente. Non è abbastanza. Kai'Sa ha bisogno di un oggetto di lifesteal contro quell'Ezreal e ancora non ce l'ha.
build dell'IKEA dopo i primi due oggetti. Ma in realtà un po' tutti hanno delle build dell'IKEA sparse per la mappa. Il problema è che quella di Kaisa adesso non è efficace. Ezreal ha 3 oggetti completati e Kaisa no. Ma se guardi tutti gli altri inventari sono pieni di oggetti che si combinano insieme per farne uno. Quella di Kaisa ha una Zial, un MC Spada e un All Magic Mantle. Sta facendo un oggetto segreto che ti dà AD, critico, attack speed, resistenza magica e move speed. Lo Zefiro? No. Quello sarebbe bellissimo riaverlo indietro. La Cadrega del Destino. No. È un oggetto pazzesco, super efficace contro Vladimir. Yasuo sta intanto completando quello che è la torre dell'imitore, adesso ingaggerà Profit. E Bezzi è arrivato al punto in cui riesce a gestirlo abbastanza bene. E adesso col frammento d'infinito. Boomerang. No, semplice flash rallentamento col martello ghiacciato. Si lancia Profit, trova lo stun, trova il rallentamento. No, perché il muro del vento blocca subito l'azione. C'è gioco, mette il lupo per fare da deterrente, ma non basta. Profit basta. Insiste. Arriva il teletrasporto da parte di Ezreal. Gioco! Vai a salvare Yasuo, gioco! Rip. Oh. Gioco ha detto, boh raga, no. Con voi io non ci gioco. Yasuo è morto. E purtroppo ancora una volta 1-4-1 viene immolato su una corsia laterale senza che i Giants stiano trovando nulla sulla mappa. Follia. Provare. Allora, gioco ha sprecato un sacco di tempo lì. Poteva semplicemente andare a prendere e assediare la corsia centrale insieme al suo team. Hanno utilizzato teletrasporto Steelback e Sir Nuxalot per poi cancellarlo. Ti faccio notare una cosa, ok? I Rocket hanno appena preso una kill. Sono 5 contro 4. Non stanno cercando visione sugli obiettivi con il Baron vivo. Non stanno gestendo le corsie laterali. Forza, non stanno mettendo visione nella giungla. Non stanno facendo letteralmente nulla che possa essere neanche lontanamente assimilato a del macro game. Oddio. Solo adesso stanno finalmente ripulendo la tana del barone. Ma c'è gioco in zona. E Kindred, rubare i baron contro Kindred è complicatissimo. Vediamo qua se riusciranno a trovare l'ingaggio. Profit si lancia. Intanto Ruina alle spalle con la sua ultimate. Shockwave da parte di Orianna porteranno a casa barone. Sì, lo portano grazie a Kaisa. Ezreal riesce a trovare lo kill su Morgana. Profit morirà. 2 persone sacrificate. Steelback continua di seguimento e trova anche Ikkyu. Sono 3 kill per i Giants e i Rocket. Solo 2 persone porteranno a casa questo buff. È un po' quello che è successo prima, ma al contrario, a parte invertite. Adesso i Giants possono insistere in corsia centrale. Ti stavo dicendo, i Rocket stanno andando a testa bassa e ogni volta stanno sbattendo contro dei muri che si costruiscono loro stessi. Neanche stessero giocando ad Arkanoid. I Giants insistono sulla corsia inferiore, c'è un inibitore scoperto e ovviamente lo vogliono conquistare. E stavolta non mandano Yasuo da solo, mandano un trittico ben fornito. Sir Nuxalot, gioco e Steelback, questo è inibitore per i Giants. Facile, facile, non hanno modo per reagire. Fossero andati in 2 Blank e Memento a bloccare quell'assedio sull'inibitore, sarebbero morti. Li avrebbero ingaggiati. Ma proprio facile, facile. Ezreal ha abbastanza danno, Kindred ha un rallentamento, hanno la ultimate di Kindred ancora disponibile. Blank non ha la Shockwave. I Rockets si sono persi per strada. Ragazzi, questa sera a chi l'ha visto? Il macro game europeo. Tornerà mai a farsi vedere? Non lo sappiamo. Intanto rivediamo il replay. Qui Profit ha fatto un lavorone con Gnar perché è riuscito a zonare perfettamente gioco e impedire a Kindred di entrare dentro la tana del barone. Se Kindred riesce a entrare nella tana del barone e utilizzare il riposo dell'agnella, ricordiamo che dentro al riposo dell'agnella niente può morire, neanche gli obiettivi epici. Quindi il Baron rimane in vita, con poca salute, e poi ti giochi uno smite fight che funziona sempre 50-50. Riusciranno a bloccare Yasuo? No, perché lo scudo. Ricordatevi, nel momento in cui un campione ha uno scudo e sta recollando, se non gli togli tutto lo scudo, non blocchi il suo recall. Devi almeno togliergli un HP. Sì. Comunque, parlando di scudi, Betsy ha dalla sua adesso, intanto guardiamo il grafico del gold nel tempo. I Rocket hanno vinto l'early game e poi l'hanno trovata. Questo grafico si può interpretare così in maniera molto goliardica. Sir Nuxalot in corsia centrale con i compagni di squadra. Gli stavo dicendo, parlando di scudi e parlando di Yasuo, pegno di Sterak disponibile, quindi sarà uno Yasuo veramente tozzo e coriaceo da tirare giù sulle corsie laterali. Però nelle corsie laterali per adesso ci mettono Ruin, ha il teletrasporto, quindi può gestire tranquillamente una corsia solitaria e poi unirsi ai compagni di squadra. I Giants stanno stallando, ma nel modo corretto. Sono a pari totale di gold dopo una partita che li vedeva sotto di quanto? 6.000 unità? 7.000? Ho perso il conto a un certo punto. Non ho più controllato, cioè, perché pensavo fosse facile, facile per i Rocket chiuderla, sinceramente. A un certo punto i gold non fanno più la differenza, ma ora sono in pari. Ora non fa una differenza perché sono in pari. Esatto. E
sarò sincero, io guardo quel pegno di Sterak e penso, ma se avessi pareggiato quel pegno di Sterak prendere il pegno di Sterak, pareggi quel Frozen Mallet, il martello ghiacciato? No, perché non vuoi giocare contro Gnar in singola, cioè non cercheranno l'uno contro uno in Rocca, te lo sai. Quindi non vuoi un oggetto che ti porti semplicemente a rallentare dei bersagli che vai ad autoattaccare, perché non passerai così tanto tempo ad autoattaccare senza morire. Vanno ad assediare sulla corsia inferiore i Rockat. Buona parte dell'ondata viene assorbita dallo sbarramento arcano di Ezreal. Betz insiste, tempesta d'acciaio dopo tempesta d'acciaio. Non riescono a insistere i Rockat. Non possono. Si stanno incartando in loro stessi, non stanno trovando un modo efficace di chiudere la partita. I loro protocolli di forza bruta si fermano contro un muro. Il gioco va ad aggredire, immediatamente si lancia Sir Nukes, l'ho utilizzato il pilastro di Trundle per bloccare l'ingaggio. Un pochino forzati questi Giants, ma comunque prendono tempo contro i Rockat. Tempo di cui hanno bisogno. Una Baron Power Play di 463 gold ed è già scaduto il potenziamento. 10 su 10. Subottimale, definiamola. Beh, così. Ti ricordo che ieri i Vitality hanno fatto meno 1111. Ingaggio. Ma quello era perché... A parte bel livellatore! Rumble, danneggiato Ikki, ora rallentato, accelerato immediatamente a parte di Blanca, arriva dal fianco! Oh mamma, Profit, cosa hai fatto? Lanciati tutti indietro, ma poco da fare, non è sufficiente, viene bloccata l'Angelo Custode. Ultima Tiriana sprecata del tutto. Profit ora morirà, 100% dovrebbe riuscirci Betsy, sì, trova l'uccisione Gioco invece. Ora parte l'inseguimento Ikki, prende una kill, ne prenderà un'altra, no, perché Gioco ora è partito, potrebbero rallentarlo. Steelback, cos'era quella mezza vita? Era un comando attacco. Ultimate con... da parte di Ezreal, scudato immediatamente grazie allo scudo scuro di Morgana. I danni non ci sono, Betsy troverà il tornado. C'è Ruin. C'è Ruin dal fianco, troverà rallentamento grazie a un arpione elettrico. Ucciderà. Grigliata. Ikki ora morirà. E questo potrebbe essere partita per i Giants. Però Trundle in corsia centrale sta prendendo l'inibitore, sta prendendo tempo, vorrebbe prendere l'inibitore, mi sa che non ci riesce, non ce la fa. No, è partita. Si è teletrasportato Ezreal, o meglio si stava teletrasportando, ha annullato il teletrasporto, potrebbe essere partita, sì, dovrebbe partita. Essere partita. Hanno l'ondata di Minion alle spalle, i Giants hanno ribaltato questa partita, non ci posso credere. E sono i Rockat che hanno smesso di giocarla, sì, a un certo punto. Letteralmente. Profit tornerà in vita fra una decina di secondi. Potrebbero difendere. Pericoloso però. Non ha modo. Addirittura il riposo dell'agnella, sì, per tankarsi la torre di faccia. Teletrasporto da parte di Brom. E questa è fine. I Giants hanno ribaltato la partita perché i Rockat hanno continuato a forzare in corsia centrale quell'assedio. Follia. Bravissimi Giants però. Boh. 5-9 adesso. Ok. Sono profondamente confuso. Sì, sì, sono assolutamente d'accordo. Questa partita non era una partita da vincere per i Giants, era una partita da perdere per i Rockat e sono riusciti a perderla. E infatti Norskeren penso che finirà in psicanalisi dopo questa settimana. Hanno perso due partite imperdibili. Letteralmente. Aveva proprio la faccia da non riesco più a portarmeli in spalla. Coin flip jungler, bro. Non è solo il jungler, è proprio la macro impostazione, bro. È totalmente assente. Trundle. Non c'è shot calling nei Rockat. Trundle è andato bot lane a uccidere Yasuo invece che fare il Baron o tenere sotto controllo il Baron. Quando tu scegli volontariamente di andare a uccidere uno Yasuo underfiddato e underfarmato sprecando il flash, allora te la cerchi. Te la, sì, cerchi. Sì. Non è una questione di essere cattivi, è una questione di guardare oggettivamente quello che sta succedendo. Se tu vedi il tuo jungler che ha 25 minuti prende e va bot lane quando c'è tutto il team avversario che è attorno al Baron, e allora che gli devi dire? Ricordati una cosa, non puoi, puoi scrivere memento senza meme. E allora, di che cosa stiamo parlando? Ho capito, però dove sono i jungler buoni in Europa? Boh. C'è Brox? Jankos era un jungler Kikis. Una volta. Kikis? Chi capisci? Kikis! Siamo tornati a Kikis! Mother Ducking Kikis. Qui, onestamente, il piano di gioco dei Giants è stato stalla, 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 finché a un certo punto dalla stalla tutto. Non vai alle stelle. E, Yasuo late game con 4 oggetti. Se arrivi al punto in cui uno Yasuo 0-3-0, che era sotto di 80 minion su Orianna a un certo punto, riesce ad affrontare senza problemi uno Gnar in vantaggio con un Randuin, allora hai capito che è finita. È finita. Non puoi più fare nulla.
cos'era quell'assedio in Corsia Centrale? Allora, non è stato solo l'assedio, ok? Perché l'assedio ha demarcato una cosa, che poi si è ripetuta spam per i Rockat. Stavano giocando senza visione. La totale assenza di tunnel vision quando si va ad assediare nella metà campo nemica è un gravissimo segnale di mancanza di cognizione di causa in quello che si sta facendo. Significa che i Rockat hanno giocato questa partita letteralmente come... non dico da solo Q, perché la coordinazione c'era, ma quasi. Quasi, perché non c'era il macro game, non c'era tutto quello che doveva fare da cornice alla coordinazione dei cinque membri del team. Era un abbiamo vantaggio, bene, pushiamo. Ma ragazzi, League of Legends non è solo questo. Pushiamo, ho detto! Le torri! Le torri! Hanno visto troppo il video di... sì, ma chi ha perso veramente? I Rockat? O le torri, i Rockat. E alla fine si incartano, cercano assedi che diventavano sempre più difficili, perché Ruin ha giocato un meraviglioso Rumble, sì, veramente bravissimo, veramente bello da parte sua, sia in senso difensivo che offensivo. In senso difensivo, livellatori missilistici facevano prendere tonnellate di tempo al suo team, e stessa cosa si può Io dire di Brom. Sto pensando. Vai. Sto pensando alle ultimate che Brom e Rumble usavano per depushare. Sì, erano proprio... le torri dell'inibitore a 18 minuti. Proprio a quelle mi stavo riferendo. Letteralmente Ruin, che in senso difensivo riesce a giocarti un Rumble meraviglioso, e poi l'inseguimento contro la Kai'Sa avversaria proprio con Rumble che flash in avanti per schivare il legame oscuro di Morgana, ci ha regalato un bel po' di chicche per gli occhi. Il top laner dei Giants, su questo non c'è dubbio, non stiamo dicendo che abbiano vinto senza meriti, ma hanno vinto una partita che in condizioni normali non sarebbe stata vincibile. No. Dovremmo avere un'intervista con Gioco. Qual è stato il vostro mindset quando siete arrivati sul palco? Specialmente per me, alla fine abbiamo avuto un po' di problemi nella fase iniziale degli split, ma ieri sono riuscito a riprendermi mentalmente, ho ripreso fiducia, è stato uno dei migliori game della mia vita, e quindi alla fine siamo riusciti a limare anche il nostro shot call, siamo migliorati, abbiamo avuto più confidenza su cosa fare e cosa non fare, e alla fine a questo punto possiamo solo migliorare e battere chiunque. Sei soltanto tu come shot caller nei Giants? Sì, adesso sì, è perché in generale all'inizio stavamo cercando di lavorare anche in concomitanza col support, ma questo aveva complicato un po' le cose e abbiamo deciso di rendere il tutto più lineare. Abbiamo deciso di cercare di migliorare e di puntare alla vittoria. Beh, adesso sono 2-0, questa è una bella run, e adesso dovete continuare a vincere per entrare nei playoff. Ovviamente abbiamo i playoff in testa, vogliamo puntare a quelli, e da qui in poi ci si arriva solo vincendo. Beh, buona fortuna a te e grazie per l'intervista. E una parentesi personale, che begli occhi che ha Gioco. Mi stavo perdendo a guardare l'intervista. Ha degli occhi che sono di una bellezza disarmante. Scusatemi, un commento freddo, perché ce l'hanno appena primo pianato in compensano il naso di Steelback. Esatto. Sì, sì, sì. È un team molto bilanciato. Estremamente. No, tornando però un attimo seri, quello e che sono è stato da parte dello stesso identico colore dei Giants. Blu. Dan dan dan. È tutto un master plan, ovviamente. Torniamo a parlare della partita, torniamo seri. Allora, Betsy con quello Yasuo. Inizialmente Betsy ha fatto esattamente quello che doveva fare. Split pushare. Stavi continuando a morire? Bene, vuol dire che comunque tutto quello che puoi fare in quel momento, avendo meno risorse del mid laner avversario, è continuare ad applicare pressione di mappa. Sì. La pressione di mappa ha obbligato i Rockat a fare scelte difficili, e abbiamo visto come fossero totalmente incapaci di gestire le scelte difficili. Nel momento in cui... io ripeto, Memento in bot lane che flash attraverso un muro per uccidere Yasuo. Dopo che ho visto quello, lì te l'ho detto, l'ho definito in modo molto chiaro: un mostro generato dal silenzio della ragione. Perché nessun raziocinio umano può portarti a pensare che una kill su uno Yasuo 0-2 valga più di un Barone Nashor. Memento uguale meme, punto. È una verità assoluta adesso. Prima ci scherzavamo sopra, ma sincero, se tu hai consciamente, tu scegli bene, vado a gankare il top laner che è in corsia inferiore e sacrifico il Baron, e dici che nella tua testa va bene così, usando il flash, uno 0-3-0 Yasuo. 0-3-0 subito dopo, era 0-2-0. Ah, non aveva risorse. Quella grande differenza. Una roba ciumbia. Niente, alla fine i Giants hanno letto bene la partita, sono riusciti a stallare e...
dallo stallo poi sono riusciti a giocarsela bene proprio sul macro game invece i Giants. Perché i Rocket non ce l'avevano, cioè non è un macro game dettato da un sappiamo come portare a termine la partita perché siamo superiori al nostro avversario. Se il nostro avversario è un cadavere che rimane fermo immobile e io continuo a picchiarlo, ovvio che continuo a vincere, è già morto. Non si muove. Smettila di picchiarlo, è già morto. Esattamente. Signori, noi ci prendiamo una velocissima pausa e ci rivedremo fra poco. Chi ha perso è caduto, chi ha vinto è stato glorificato. Ogni anno tutto ricomincia e la fiamma dell'eterno conflitto tra le fazioni di League of Legends si riaccende più lucente che mai. Preparatevi a Red Bull Factions 2018.